La pastorale proposta ai giovani si richiama all'originale prospettiva della grande e secolare tradizione pedagogica della scuola cattolica, dove i fondatori hanno inteso la scuola come una famiglia, una casa, una scuola che nasce nell'espressione di un diritto umano fondamentale che è quello dell'istruzione e dell'educazione. In poche parole, quella proposta è una scuola da abitare per rispondere oggi all'emergenza educativa. Il convegno nazionale della pastorale scolastica di Verona, nello specifico, ha analizzato e illustrato in tutte le sue dimensioni il tema per una scuola da abitare. Il motivo principale è che, considerato che la Chiesa ha sempre abitato la scuola, è il nostro compito portare avanti questa bellissima tradizione della Chiesa stessa. La Chiesa ha un patrimonio educativo inestimabile e vuole metterlo a disposizione anche oggi nel vasto mondo dell'educazione e segnatamente all'interno del mondo della scuola, che è un mondo importantissimo, fondamentale per le giovani generazioni, un mondo in cui la Chiesa ha qualcosa da dire. La scuola, nel concetto generale, ci richiama al principio di comunità educante e la Chiesa in questo ambito si sente impegnata in particolare nella trasmissione di un grande patrimonio, colmando un vuoto culturale di valori. Oggi quello che più manca, credo, al mondo della scuola è la fiducia. Pertanto abbiamo voluto scegliere come immagine guida di questo convegno un bellissimo quadro di Van Gogh, Seminatore al tramonto. C'è bisogno di una nuova semina, c'è bisogno di un rinnovato impegno della Chiesa in questo mondo tanto importante quanto strategico, qual è il mondo della scuola. È un luogo che come Chiesa vogliamo abitare e vogliamo entrarci, come sempre abbiamo fatto in passato, con competenza, professionalità e grande passione educativa. Sul principio per una scuola da abitare, cioè una scuola che risponda ad una scelta libera e soggettiva e in linea con le relazioni generative nel tempo della comunicazione che abbraccia tutti i campi, al convegno di Verona è stato detto che la pastorale scolastica deve assumersi il dovere di essere all'altezza dei compiti e priva di improvvisazioni. Esattamente, perché innanzitutto ci vuole il rispetto come Chiesa nei confronti del mondo. Quindi è all'interno di quella dinamica che il Concilio Vaticano II presenta, dialogo Chiesa e mondo. Quindi al cambiare, al variare del mondo, necessariamente anche il rapporto della Chiesa con il mondo deve cambiare. E cambiare per poterlo conoscere, per poter essere inseriti dentro con competenza, con responsabilità, con discrezione, con grande simpatia, con grande amorevolezza. Atteggiamenti questi che la pastorale della scuola da anni cerca di promuovere all'interno delle comunità cristiane, questa sensibilità, in maniera tale che la fede che spinge le chiese a presentarsi in questo mondo, ecco, questa fede sia una fede adulta, una fede pensata, e quindi nel mondo della scuola, nel rispetto della specificità del mondo della scuola, e cioè l'approccio culturale alle questioni, ecco, ci possa essere l'occasione perché una chiesa possa crescere anch'essa, ecco, nella competenza, nella conoscenza e nella indagine di quelli che sono i dinamismi che muovono questa realtà della scuola, in maniera tale che diventi sempre più luogo di educazione delle giovani generazioni aperte alla prospettiva nuova della vita, con responsabilità, con maturità. Questo è un impegno, è una passione. Ecco, ci dovrà essere, oltre che la competenza che comprende il progetto, anche la passione. Il concetto dovere della bellezza dell'educare e dell'educazione nel corso dei lavori è stato al centro di tutti gli interventi, con particolare riferimento alla grandezza della vocazione umana nel mondo. Da qui le conclusioni del convegno con un mandato pastorale di riferimento. Anzitutto è importante il quadro della pastorale scolastica che emerge a livello nazionale, cioè l'attenzione che la Chiesa ha nei confronti della scuola, sia nelle scuole cattoliche come anche nelle scuole statali, con la presenza delle diverse associazioni di categoria e poi della presenza pastorale degli uffici diocesani.
ed è un quadro di grande impegno, anche se a volte forse si respira un'aria un po' chiusa, un po' di stanchezza. Però ecco, il convegno è servito a rilanciare, abbiamo avuto delle relazioni che ci hanno dato delle belle prospettive, hanno richiamato ad esempio l'insegnamento come vocazione, l'educazione come impegno prioritario del cristiano, e questo dà a tutti noi un rinnovato entusiasmo per vivere bene il nostro compito, sia come diocesi nelle diverse realtà della nostra Italia e sia anche come associazioni e come laici. Ecco, una cosa importante che si è insistito molto sul fatto che nella scuola i laici, gli insegnanti, i dirigenti, il personale ausiliario, gli stessi studenti che operano nella scuola vivono la loro vocazione laicale impegnandosi lì e offrendo lì la testimonianza del Vangelo. Dunque, l'impegno di una pastorale come proposta senza proselitismo, un valore che favorisca la rigenerazione della società a partire dai giovani, passando attraverso il confronto con la società della conoscenza. Ed è su questo piano che il direttore nazionale dell'Ufficio per l'Educazione della Conferenza Episcopale Italiana ha manifestato piena soddisfazione per gli obiettivi raggiunti. Una soddisfazione piena, e c'è anche questo messaggio che a parer mio fuoriesce da tutti questi aspetti, in particolar modo dai diversi contributi che in questo convegno abbiamo insieme messo e con i quali ci siamo confrontati. E il messaggio è questo: è tempo di una nuova semina all'interno del mondo della scuola. C'è questa significativa presenza della Chiesa che va ulteriormente rafforzata. C'è un messaggio chiaro che ci raggiunge tutti, operatori a diverso livello nel mondo della scuola. Il messaggio è questo: è tempo di una nuova semina, di un rinnovato impegno all'interno del mondo della scuola per dare un futuro al bene più prezioso che sono i nostri giovani, che sono le giovani generazioni.